Buonasera a tutti. Intanto inizio con ringraziarvi per essere qua questa sera. Io vi spiego solo, introdurrò brevemente questa serata per spiegarvi il motivo per cui abbiamo scelto di fare questo incontro e poi lascerò la parola a chi conduce la serata e poi le domande ai candidati. Come sapete, Libera da anni si occupa di contrasto alla criminalità organizzata e di promozione di cultura della legalità. E questo lo fa a tanti livelli. Lo fa a partire dalle scuole, dai beni confiscati, in tantissime attività. Sicuramente uno dei livelli più importanti per noi è quello istituzionale e in particolare secondo noi chi si occupa di amministrare le istituzioni, in questo caso il comune di Rivarolo Canavese, ha un ruolo fondamentale in questo. E sapete che il Consiglio Comunale di Rivarolo è stato sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2012. E per questo a maggior ragione noi ci teniamo a sollecitare e a tenere alta l'attenzione su questo tema in questo comune e per questo abbiamo scelto, in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 26 di maggio, di fare questo incontro di confronto tra i candidati. E ci avremmo tenuto a appunto intervistare, a fare domande a tutti i candidati, non sono tutti presenti qua, ma poi dirà meglio di me Maria Elisa Fava, che è la referente di Libera Piemonte, che condurrà poi la serata con le domande. E ci tengo solo a sottolineare, prima di lasciare la parola, che noi ci teniamo a fare questo incontro nel comune di Rivarolo non perché, come qualcuno potrebbe pensare, perché ci teniamo a contribuire a peggiorare la reputazione di questo comune che è stato sciolto per mafia, ma proprio perché abbiamo a cuore questo posto, questo paese e il futuro delle persone che ci vivono, e quindi ci sembra doveroso chiedere conto a chi si candida per amministrare questo comune nei prossimi 5 anni. E quindi vi ringrazio per essere qua e adesso lascerò la parola appunto a Maria Josefava, che introdurrà i candidati e spiegherà come funzionerà questo incontro e le domande. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera a tutti, prima di me ha parlato Ramona. Ramona è la referente di Libera di questo territorio, vuol dire Canavese e Ivrea. E vi ringrazio, come prima ha fatto Ramona, per la vostra presenza veramente molto numerosa in una sera, un mercoledì sera di pioggia. È un segno che questi temi sono temi importanti per il territorio, e ringrazio la Libera di questo territorio, i presidi e il coordinamento che si sono impegnati per questo momento di confronto per noi molto importante. Io ci tengo a sottolineare 3 cose prima di entrare nel cuore della nostra serata e quindi di porre le domande ai candidati, che ringrazio, i candidati presenti che hanno accettato il nostro invito. Questo percorso, questa serata, si inserisce all'interno di un percorso più ampio. Libera, come diceva Ramona prima, da tanto tempo ha cercato dei modi per incontrare le amministrazioni in un momento così importante come quello delle elezioni in un territorio. Lo facciamo da oltre 10 anni, lo facciamo con serate pubbliche come questa, lo facciamo con piattaforme, l'abbiamo fatto anche a Rivarolo qua in passato, perché proprio 5 anni fa avevamo presentato la nostra piattaforma L6, avevamo posto alcune questioni, alcune politiche all'attenzione dei candidati sindaci. Quella sera c'erano tutti e 5, quindi era stato un confronto con tutti i candidati. Questa sera ce ne sono 2 dei 4 candidati che abbiamo invitato. È un elemento che pongo, che metto lì nella riflessione comune, nella vostra riflessione. Forse questa differenza di numeri ci dice come subito dopo lo scioglimento c'è stata una grande attenzione, una grande risposta da parte di tutti coloro che si candidavano in maniera trasversale. Questa sera invece la presenza è dimezzata, sono soltanto 2 dei 4 candidati che abbiamo invitato. Sappiamo che questo tema non riguarda solo Libera, non lo tratta solo Libera, ma è un tema trasversale. Ci spiace che non ci possa essere, diciamo, un confronto con tutti e 4 i candidati sindaci, perché sicuramente sarebbe stato più arricchente per tutti, sicuramente per noi di Libera, perché crediamo che il confronto vada portato avanti con tutti e che sia arricchente quando è il più completo possibile. Candidati che mancano, siete del territorio, lo sapete meglio di me, in rigoroso ordine alfabetico, sono Fabrizio Bertot e Roberto Bonome. Abbiamo chiesto ad entrambi, li abbiamo cercati molto, vi devo dire, abbiamo quasi stalkerizzato telefonando sia a loro sia ai loro uffici, passando in un caso anche dalla sede elettorale.
Ci spiace che appunto non siano presenti, ci spiace che non ci siano, abbiamo chiesto anche una risposta formale alla nostra, al nostro invito, sia se nel caso in cui avessero potuto partecipare, sia nel caso in cui non avessero potuto partecipare. Queste risposte formali non sono arrivate, almeno alla nostra casella mail che abbiamo lasciato come riferimento e al numero della segreteria non sono arrivate. Speriamo che ci possano poi essere altre occasioni di confronto, appunto perché riteniamo che sia importante. La seconda cosa che ci teniamo a dire, che è collegato a quello che stava dicendo prima Ramona, noi ci abbiamo tenuto molto a fare questo incontro perché crediamo che sia un modo utile e un modo per mettersi al servizio di tutti i cittadini onesti di Rivarolo, di tutte le persone che lavorano a Rivarolo, che costruiscono questo territorio, che è un territorio bello, accogliente, un territorio laborioso. Crediamo che il modo migliore per metterci al servizio è quello di dare la possibilità di conoscere e di riflettere sui temi come il radicamento, l'infiltrazione delle mafie, su temi come la legalità e come la giustizia sociale. Non è negando un fenomeno che risolviamo le questioni e i problemi, ma è affrontando le questioni che hanno riguardato un territorio, questioni che abbiamo visto appunto con lo scioglimento del comune ormai 7 anni fa, con le operazioni che ci sono state su questo territorio, senza allarmismi, senza generalizzazioni, ma affrontando, capendo quali sono le questioni e dandoci gli strumenti, chiedendo quali strumenti vengono messi in atto per far sì che determinati fenomeni, determinate situazioni non si possano riprodurre in questo territorio, proprio perché così, con la consapevolezza, con la conoscenza, crediamo che si possano poi arginare e tenere lontane la cultura mafiosa, gli interessi mafiosi, i soldi delle organizzazioni criminali, le aziende delle organizzazioni criminali che sono riuscite in passato anche a lavorare su questo territorio, togliendo lavoro alle imprese oneste e alle imprese che vivono e lavorano nella legalità. Quindi siamo assolutamente convinti che sia importante dire le questioni, affrontare i problemi, conoscere la realtà di un territorio proprio per a difesa e per tutelare i cittadini onesti, il lavoro onesto, il 99,9% delle persone oneste e laboriose che vivono nella legalità in questo territorio. Ed è per quello che appunto ci abbiamo tenuto ed è per quello che ringrazio i due candidati sindaci presenti che hanno subito accolto il nostro invito, devo dirlo, e ci ha fatto molto piacere, è con noi Alberto Rostagno e Marina Vittone, ed è con loro che appunto approfondiremo alcuni temi questa sera. Come lo faremo? Saranno 6 domande, ognuno di loro avrà 5 minuti per rispondere ad ognuna di queste 6 domande. Sono domande che riguardano appunto la possibilità delle mafie di inquinare un territorio, le attività all'interno della macchina di un comune, quindi domande che riguardano l'amministrazione di questo territorio, ed è un modo per confrontarci. Noi lasceremo, risponderanno alle domande, prima uno, poi l'altro, facciamo una volta inizia uno, una volta inizia l'altro, così non ci sono differenze. Non ci sarà un dibattito pubblico, ve lo dico subito, perché l'idea di Libera è di mettersi al servizio. Libera non fa naturalmente campagna elettorale, non è interessata a questo pezzo, quello che vogliamo fare è provare a porre dei temi ed ascoltare le risposte dei candidati, in modo che ognuno di voi possa raccogliere queste opinioni, farsene un'idea e poi valuterà nel momento, la domenica delle elezioni, le proprie scelte. Quindi non ci saranno né riflessioni né, diciamo, questioni dopo le loro risposte, le faremo tutte e 6 e poi dopo ci ringrazieremo e ci saluteremo senza, diciamo, aprire il dibattito, ma portandoci a casa quello che ci verrà detto e gli impegni che verranno presi. Io partirei, siete d'accordo? Va bene? Partiamo in ordine alfabetico, quindi partiamo con Rostagno, giusto? Sì, perché l'altra è Vittone, RB, è in ordine alfabetico, quindi partiamo con Alberto Rostagno. Io vi leggerò la prima domanda, funziona così: c'è una signorina, due signorine con un cartello, visto che abbiamo 5 minuti li cronometreremo, quando mancherà un minuto indicheremo che mancherà un minuto, così potrete capire, andare verso la conclusione, mettervi un po' di ansia, esatto. Volevamo arrivare con un gong, con una sveglia che suona, abbiamo preferito il cartello. E poi dopo, quando si rifiniranno i 5 minuti, ci sarà lo stop e vi dovrò togliere il microfono con gentilezza. Va bene? Allora, il cronometro parte quando gli passo il microfono, così non rubiamo secondi preziosi. Parto con la prima domanda. In questo territorio, come in altri del Piemonte, le mafie hanno inquinato il regolare corso delle elezioni.
Voi candidati, come pensate di evitare che i pacchetti di voti delle organizzazioni criminali possano incidere il risultato delle consultazioni a Rivarolo Canavese fra 2 settimane? Sì. Intanto buonasera a tutti. Posso togliere un attimo i panni di candidato sindaco e di mettere quelli di sindaco per fare un saluto e un augurio a tutti? Lo concediamo. Concede. Allora, intanto ancora buonasera. Stoppiamo. Ecco, grazie. Allora. Cioè, poi mi mandate... Però non è... Volevo ringraziare tutti i presenti. Una serata in cui il tempo naturalmente non è dei migliori, una serata in cui per gli amanti dello sport c'è anche una parte importante, vedere una sala così gremita dal sindaco della città di Rivarolo mi fa piacere. Non mi fa piacere l'altra parte, quella dei due candidati che non si sono presentati. Voglio esprimere un ringraziamento a Libera per tutto il lavoro che fa, al di là dell'incontro di questa sera, per tutto il lavoro che fa 365 giorni all'anno a favore della legalità. E voglio aggiungere una cosa: io in questi anni ho partecipato agli eventi organizzati, in modo particolare alla giornata della memoria e del ricordo, ma in tutti gli eventi sulla legalità organizzati da Libera, proprio perché credo in quello che sono i valori di Libera. Ma non ho partecipato come singolo, come Alberto Rostagno, come singola persona, ho partecipato come sindaco della città di Rivarolo. Ho partecipato perché sono convinto che la parte migliore, la parte buona, la maggioranza dei nostri cittadini, dei rivarolesi, credono in questi valori. Grazie, scusate. Poi lasceremo un saluto, anzi lo facciamo subito, così almeno finiamo i saluti e entriamo nelle domande. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti, ringrazio Libera contro le mafie per questo appuntamento che sicuramente sarà occasione per un confronto interessante, anche per raccogliere spunti magari in maniera informale al termine della serata da tanti concittadini che sono qui e che stasera sono interessati a parlare di legalità e di cultura della legalità. Così come il sindaco Alberto Rostagno, anche io stessa ho avuto modo di partecipare a diversi eventi organizzati dall'associazione e anche da altre associazioni territoriali che si sono occupate di diffondere la cultura della legalità anche nelle scuole e quindi in mezzo ai nostri giovani. È sicuramente un'azione meritoria, stasera qui ci sono tanti giovani, ci fa piacere vedere questo perché significa che lo spirito della giustizia sociale è vivo e questo non può che spingerci positivamente nell'azione che andremo a intraprendere, che è di grande responsabilità. Grazie. Dopo il saluto introduttivo rileggo di nuovo la domanda, ancora qualcuno se l'è dimenticata. In questo territorio, come in altri del Piemonte, le mafie hanno inquinato il regolare corso delle elezioni. Voi candidati, come pensate di evitare che i pacchetti di voti delle organizzazioni criminali influiscano il risultato delle consultazioni fra 2 settimane qui a Rivarolo Canavese? Via col tempo. Grazie. Allora, io sono... ricordo la campagna elettorale di 5 anni fa, diversa dalla campagna elettorale che stiamo affrontando in questi giorni. Ci sono delle differenze sostanziali. Non voglio pensare le motivazioni, le lascio magari pensare a voi, ma devo dire che ero, nonostante arrivassimo da 2 anni di commissariamento, il mio pensiero nei confronti della legalità, nei confronti dell'attenzione dei candidati al possibili infiltraziosi, chiamiamole mafiose, ma anche, diciamo così, non legali, forse erano, mi preoccupavano meno 5 anni fa che di oggi. La campagna elettorale è sicuramente un pericolo per
il rischio di infiltrazioni di ogni genere. Una delle prime cose che io ho fatto, naturalmente attenzione particolare a quello che è la mia campagna elettorale e quello che è la costruzione della mia squadra di governo che andrà a presentarsi alle elezioni, è quella di aver fatto una scelta attenta, una scelta oculata, una scelta sui candidati da inserire nella mia squadra. Una scelta che non ha portato a fare firmare o far obbligare nessuno a dichiarare nulla, ma una scelta che in coscienza mia sono stato capace di fare perché, conoscendo le persone che ho candidato, scommetterei qualsiasi cosa di aver scelto le persone che fanno della legalità un loro caposaldo. Questa è la prima cosa che ho fatto e la prima cosa che penso che qualsiasi lista elettorale che voglia seguire i dettami della legalità e della correttezza deve fare. Certo che le mafie, come vengono chiamate, forse il nome magari per il nostro territorio ricorda qualcosa di importante che è già successo e non deve succedere più, ma al di là della mafia vera e propria, come potrebbe intendersi in modo un pochino altisonante, io penso che l'attenzione perché una campagna elettorale non venga infiltrata da voto di scambio che potrebbe essere di vario tipo, deve essere quella che i candidati nelle campagne elettorali devono svolgere questa campagna con la massima attenzione a chi incontrano, a chi promettono, perché in campagna elettorale si fanno delle promesse, ahimè, non bisogna esagerare, ma bisogna anche stare attenti a evitare, io credo, proprio per non creare delle attenzioni particolari, ad evitare di fare delle promesse che poi magari non si possono mantenere, promesse che magari in passato sono già state anche fatte e quindi è meglio evitare proprio per ritornare su queste cose. Ma io penso che al di là di chi fa le promesse, e qui naturalmente parliamo ipotetiche liste che potrebbero essere non solo campagna elettorale a livello comunale, ma anche a livello regionale, a livello europeo, come saranno le prossime elezioni. Volevo dare ancora questo messaggio che secondo me è importante per fare l'attenzione, per un'attenzione particolare ad una campagna elettorale nella legalità, è quella di, siccome chi vuole agire nel marciume, nella legalità, va a cercare quelle persone che magari sono più in difficoltà. Allora io voglio dire che è importante per una futura amministrazione avere un'attenzione a coloro che meno hanno, un'attenzione a chi cerca lavoro, l'importanza di chi è in difficoltà e non al lavoro è più facilmente aggredibile, è più facilmente avvicinabile da coloro che in campagna elettorale magari promettono delle cose. Quindi io dico che una campagna elettorale, se vuole andare nella direzione della legalità, i candidati, la lista, chi si propone in campagna elettorale deve avere una maggiore attenzione per chi meno ha, una maggiore attenzione per gli ultimi. Grazie. Via. Allora, la prima domanda è sicuramente una domanda molto pesante, consentitemi questo termine, che ci chiama ad una profonda riflessione. È inutile dire che si affronta questa campagna elettorale avendo ben presente le vicende che hanno interessato la città di Rivarolo, quindi la vicenda dello scioglimento, il commissariamento del comune a seguire. Ciò che i cittadini hanno vissuto, un senso di sgomento quando questi episodi sono venuti alla luce,
e si è aperto tutto un procedimento che ha interessato in larga parte un territorio, anche il nostro canavese, anche la nostra Rivarolo. Diciamo che è importantissimo ricordare, il ricordo di ciò che è stato è ciò che ci deve sempre spingere in avanti, sempre farci ragionare per cercare nuovi modi di amministrare in modo trasparente, in modo partecipato. Quindi il passato deve essere assolutamente ricordato, le vicende non si devono dimenticare perché devono rappresentare per noi un insegnamento, ma al tempo stesso è necessario guardare al futuro con fiducia e quindi essere in grado di circondarsi di persone sia a livello di amministrazione, di politica, di esponenti politici, sia di dirigenti che possano veramente lavorare per il bene comune e per diciamo, l'interesse della collettività. La campagna elettorale naturalmente è per ciascuno di noi un impegno davvero molto importante che dobbiamo assolutamente curare nei minimi dettagli a partire dalla comunicazione. Perché la comunicazione che noi diciamo esterniamo sia attraverso la squadra, i candidati stessi, sia attraverso il programma si sostanzia di messaggi che devono arrivare ai cittadini, sono messaggi di fiducia, di efficienza e di efficacia verso la popolazione, verso la cittadinanza. Per quanto mi riguarda a livello personale, io ho fatto una scelta di curare diciamo, il senso di appartenenza e quindi i candidati che fanno parte della lista Rivarolo Sostenibile con Vittone sono tutti candidati con cittadini rivarolesi che vivono qui, che hanno qui la famiglia, l'abitazione, l'attività lavorativa. E quindi c'è una conoscenza diretta di tutti questi candidati e del loro valore, della loro rappresentatività territoriale. Questo credo possa essere una garanzia per i cittadini, per il governo della città, perché persone che sono radicate sul territorio possono fare veramente gli interessi del territorio perché in quel territorio vivono e quindi, come dire, ci mettono la faccia. Il programma, noi comunichiamo attraverso il programma e il programma che noi ci proponiamo è ricco, sostanzioso, ma naturalmente deve essere sostenibile economicamente. Le false promesse sono assolutamente facilmente svelabili e tutti i concittadini sono certamente in grado di riconoscere le false promesse. Quindi il programma deve essere realizzabile, deve essere soprattutto partecipato. Se il processo di partecipazione parte dal basso, coinvolge i cittadini, sicuramente porta l'interesse comune e l'interesse collettivo contrasta gli interessi personali. Di conseguenza noi ci siamo ispirati e abbiamo messo nella nostra introduzione programmatica alla carta di Pisa, proprio al codice etico ideato da Libera contro le mafie, dal viso pubblico, che si fonda sulla diligenza, sulla rettitudine, sull'onestà dell'amministratore. L'amministratore deve avere un comportamento retto, corretto, che deve far sì che non sia esposto rispetto a certi appetiti e a certi avvicinamenti di gruppi di interesse oppure di lobby che possono portare interessi non collettivi ma personalizzati. Grazie. Passiamo alla seconda domanda, siete stati anche molto bravi coi tempi, quindi... All'interno della macchina amministrativa, la distinzione di competenze e funzioni tra politica e ruolo tecnico, quindi i dirigenti all'interno del comune, è di fondamentale importanza, proprio per la tutela dei vari pezzi, della parte politica e della parte di dirigenza amministrativa, con funzioni diverse e ruoli diversi. Come garantire questa separazione?
Allora, separazione o meglio distinzione di funzioni politiche e amministrative è certamente il principio cardine che deve ispirare un'amministrazione comunale, ma è diciamo la sostanza vera dell'ente locale. L'ente locale ha una macchina organizzativa composta da funzionari, da uffici che portano avanti quelle che sono che portano avanti gli indirizzi politici. Quindi è fondamentale la distinzione delle funzioni di indirizzo politico del sindaco in primis, che è il garante diciamo dell'esecutività del programma elettorale, è il garante del, diciamo, del raggiungimento degli obiettivi dal punto di vista politico, ma operando attraverso l'organo esecutivo che è la giunta e il consiglio comunale esprime degli indirizzi che poi vengono attuati dalla macchina operativa, quindi dai funzionari e dagli uffici. Il rispetto dei ruoli, il rimanere all'interno di confini ben definiti è di fondamentale importanza. Va costruito un rapporto di rispetto dei ruoli, poiché la procedura amministrativa è certamente competenza degli uffici, dei tecnici, e naturalmente deve essere sottoposto al controllo, e ci sono diciamo varie figure di controllo dei procedimenti amministrativi sia interni che esterni. Il raggiungimento degli obiettivi quindi passa attraverso una procedura, ma passa anche attraverso il dialogo, perché molto spesso laddove l'amministrazione pubblica non sa portare avanti correttamente il dialogo con gli uffici, con i funzionari, si trovano molte difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi. Di conseguenza è fondamentale che ci sia il giusto rapporto. Vedremo dopo, credo, con altre domande, il ruolo fondamentale del segretario comunale, la scelta del segretario comunale, e il ruolo che hanno i capi settore, i dirigenti a livello apicale. Il raggiungimento degli obiettivi non deve mai, a mio avviso, rappresentare comunque un ricatto nei confronti dei funzionari, ma devono essere perseguiti insieme. In questo molto spesso, almeno per quanto riguarda il Comune di Rivarolo, possiamo essere aiutati dal fatto che i dipendenti pubblici sono per la maggior parte rivarolesi, quindi hanno lo stesso interesse della parte politica a raggiungere questi obiettivi, e di conseguenza è necessario portare avanti la macchina insieme. Le funzioni sono ben distinte, anche ovviamente le competenze della giunta, del consiglio comunale. Il consiglio comunale mantiene competenze relative al bilancio, alla materia urbanistica, che sono le principali competenze che potrebbero essere oggetto, in particolare la materia urbanistica potrebbe essere oggetto di appetiti esterni, di eventuali condizionamenti, di eventuali infiltrazioni. E proprio la materia urbanistica è quella a cui bisogna porre particolare attenzione. Parleremo anche successivamente del disegno urbanistico della città. Sono assolutamente materie che si fondano su una partecipazione, un largo coinvolgimento di tutte le strutture del comune. Io in questi anni ho tenuto molto a che le commissioni consigliari venissero, per esempio, convocate sovente. Io stessa ho chiesto, credo di essere stata forse la persona che ha, diciamo, spinto maggiormente in questo senso per l'insediamento delle commissioni consigliari, e affinché le commissioni potessero lavorare. Preparare gli argomenti, istruire le commissioni consigliari fa sì che poi il Consiglio Comunale possa elaborare bene l'indirizzo politico e possono essere di supporto alla giunta stessa, quindi all'organo esecutivo.
Abbiamo degli strumenti per quanto riguarda il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale e anche lo statuto che ci consentono di svolgere bene e di raggiungere con soddisfazione gli obiettivi. Grazie. Dico forza che le funzioni di amministratore e quelli di tecnico comunale, quindi di responsabile degli uffici o parte non politica, sono nettamente distinte, ma sono distinte non perché sia una scelta di un'amministrazione, ma perché c'è una legge che ha dato una responsabilità che tanti anni fa non avevano i funzionari, ma avevano i politici, che era la legge Bassanini. La legge Bassanini ha stabilito che le funzioni non politiche fossero affidate ai dipendenti comunali che hanno le funzioni di dirigenti, di funzionari delle pubbliche amministrazioni, i quali svolgono il loro ruolo, che deve essere naturalmente in sinergia con gli amministratori, ma gli amministratori devono dare le linee di indirizzo e i funzionari e i tecnici devono eseguirle. Spesso e volentieri questo passaggio, questa distinzione netta non è percepita bene dai cittadini, i quali cittadini magari si rivolgono agli amministratori chiedendo delle cose, sollecitando qualsiasi tipo di argomento che il pubblico amministratore, il politico, al quale il politico non può dare direttamente delle risposte, ma deve passare attraverso appunto la parte tecnica comunale. E questo secondo me è una cosa molto importante che i cittadini devono capire, perché il ruolo è fondamentale. Ad esempio, quando vengono banditi dei concorsi, il concorso di qualsiasi tipo, il concorso non partecipa mai il pubblico amministratore, il politico, ma viene nominata una commissione, e questa commissione spesso è presieduta o dal segretario comunale o da un altro funzionario del comune, e alla stessa commissione partecipano altri funzionari del comune stesso, ma noi spesso nel comune di Rivolo, più per evitare interferenze o sollecitazioni magari non corrette, preferiamo che parte dei funzionari, dei commissari della commissione esaminatrice avvenga da fuori comune. Quindi spesso e volentieri nei nostri concorsi il presidente di commissione oppure uno o due componenti della commissione esaminatrice vengono scelti al di fuori della macchina comunale stessa, del comune stesso. È importante e fondamentale la funzione naturalmente della parte non politica, ma è fondamentale perché la parte politica non può andare, cosa che ahimè qualche volta succede, e lì succedono poi i problemi di tipo completamente legale. La parte politica può dare indicazioni, può sollecitare, ma non può influenzare mai, non dovrebbe mai influenzare la libertà di azione dei funzionari pubblici, dei dirigenti di settore. Un esempio banale che qualche volta si legge sui giornali, perché succede: la parte politica non può consigliare alla parte tecnica amministrativa la scelta di un'azienda, la scelta di un professionista, la scelta di una ditta per fare dei lavori. Là dove succede si va veramente a ledere quelle che sono le regole della democrazia. La democrazia è questo, la democrazia è la distinzione netta tra queste due funzioni, e io penso che
al di là di qualche miglioramento che forse oggi, dopo più di 20 anni, la legge Bassanini necessita, penso che questo tipo di scelta fatta nel 1190 abbia migliorato, se non naturalmente del tutto, ma abbia migliorato quello che era il rapporto e quello che era la possibilità di tra virgolette delinquere da parte del politico. Grazie. Ci tengo a dire che le domande le abbiamo anche costruite rileggendo le carte che hanno riguardato lo scioglimento del comune di Rivarolo, il condizionamento e i meccanismi che abbiamo visto in quel decreto di scioglimento, quindi alcune domande le abbiamo proprio scelte più tecniche perché secondo noi sono dei punti veramente importanti per tutelare l'amministrazione e per tutelare i cittadini. La terza domanda: spesso, soprattutto nei piccoli centri, i lavori di ordinaria amministrazione vengono concessi tramite affidamento diretto, perché è possibile per la normativa sotto una certa soglia. Come evitare che lavorino le stesse aziende, scongiurando che ci siano dei favoritismi nei confronti di queste aziende o che addirittura siano aziende in qualche modo legate ad interessi criminali? Beh, intanto bisogna avere fiducia del funzionario che si occupa di dare gli incarichi, perché, come ho detto prima, non è la parte politica che direttamente dà gli incarichi, sia sotto soglia, sia quando si fanno le gare al di sopra della soglia. Quindi la prima cosa fondamentale è aver fiducia del funzionario che si occupa del servizio e che quindi dà gli incarichi. Naturalmente, quando un'amministrazione si insedia, il funzionario è quello che è già in servizio, e quindi spesso la fiducia la si acquisisce conoscendolo piano piano, perché quando si entra in amministrazione a volte non sempre si conoscono i funzionari che hanno queste responsabilità. È una responsabilità importante da parte del funzionario pubblico quello di avere questo ruolo importante. Io penso che nel nostro comune, nel mio comune, nel comune di Rivarolo, i funzionari che lavorano in tutti i settori abbiano attenzione, abbiano avuto, naturalmente noi come politici abbiamo dato le indicazioni, però in teoria potrebbero anche non attenersi. Si attengono, devo dire che si attengono, lo fanno molto bene, lo fanno con serietà, lo fanno con scrupolo, e quindi sono tranquillo che questo tipo di regole vengono rispettate. È vero che questo esercizio di democrazia, questo esercizio di legalità a volte rallenta un pochino quello che sono gli iter burocratici. Noi tra l'altro i primi 3 anni di mandato amministrativo questo iter burocratico l'abbiamo ancora di più rallentato, perché la legge del post commissariamento ci ha imposto per 3 anni la cosiddetta interdittiva antimafia, per cui ogni tipo di gara, ogni tipo di acquisto, ogni tipo di contratto ha dovuto passare sotto la lente di ingrandimento della prefettura, e questo spesso ha ritardato, ha rallentato, ha fatto sì che magari per fare qualche piccolo lavoro di poche centinaia, di poche migliaia di euro, i tempi per avere l'autorizzazione per farlo fossero lunghissimi, anche di 6-7 mesi, e questo sicuramente ha compromesso un pochino i nostri 3 anni di lavoro, perché l'interdittiva antimafia dal giorno del commissariamento per legge dura 5 anni, quindi dalla commissione prefettizia aveva iniziato a lavorare subentrando all'amministrazione che è stata commissariata nel 2012, quindi è durato fino a metà 2017, fino a maggio 2017. Quindi sicuramente questo è stato un motivo in più per cui anche i funzionari comunali hanno avuto un'attenzione maggiore, ma un'attenzione che comunque continuano a avere, e questo tipo di garanzia e garanzia per tutti, perché naturalmente la garanzia è quando questo tipo di atteggiamento viene fatto non a spot, non una volta, ma viene fatto costantemente, e questo è quello che i nostri funzionari regolarmente fanno. Naturalmente
E questo lo dico perché, sempre perché a volte i cittadini magari non lo sanno, noi come politici spesso non conosciamo neppure, se non dopo tanti giorni, le ditte che magari hanno vinto una gara. Viene andata a funzionare, ma chi è quello? Quello ha vinto la gara, che lo viene a sapere successivamente, ma questo sicuramente è un motivo in più di garanzia e di trasparenza nell'attività dei nostri funzionari. Poi naturalmente altro motivo di trasparenza che i funzionari fanno, i funzionari della città di Rivarolo, è quello di pubblicare sul sito comunale ogni tipo di movimento, ogni tipo di gara, ogni tipo di determina che viene fatta, quindi tutte le cose, gli incarichi che vengono dati vengono immediatamente pubblicati sul sito comunale, vengono resi pubblici proprio per far sì che ci sia la massima trasparenza in ogni settore della vita amministrativa e della vita pubblica. Questa è una materia davvero tecnica che più che altro attiene la procedura amministrativa di cui si parlava prima, ma sicuramente va fatta una riflessione da questo punto di vista. Intanto le norme sono molteplici, le norme a cui fare riferimento per la gestione degli appalti sono molteplici e sono in continua evoluzione. Anche l'ultimo aggiornamento c'è stato con il decreto sblocca cantieri, che è proprio del 18 aprile e che ha in qualche modo semplificato e forse da questo punto di vista ha dato modificando le soglie, ha dato anche una maggiore discrezionalità alle amministrazioni locali e quindi questo forse può essere da un lato motivo di preoccupazione, dall'altro potrebbe anche essere interpretato come una possibilità di efficientare maggiormente rispetto a dei piccoli lavori di cui si parlava prima, con piccoli impegni di spesa. Ci sono diversi scaglioni, rimane diciamo invariata questa soglia di lavori che si possono effettuare al di sotto dei 40.000 euro senza una consultazione diretta ma con affidamento di incarico diretto. La soglia invece dei lavori che va da 150.000 a 200.000 euro invece funziona con una richiesta di manifestazione di interesse, l'acquisizione di almeno 10 preventivi e da 200.000 fino a 5 milioni di euro, 5 milioni e 400.000 invece c'è una procedura aperta, quello che appunto veniva definito il vecchio incanto pubblico. Quindi sono sicuramente termini tecnici che la parte politica conosce in linea generale, ma viene naturalmente aiutata dalla parte diciamo di funzionariato. Nella nostra esperienza a livello amministrativo e rivarolese diciamo che pur con un procedimento amministrativo che è sempre stato chiaro e trasparente, come si è detto prima, ha sempre diciamo portato avanti il Comune di Rivarolo ha sempre portato avanti gare anche di un certo impegno di spesa di un certo livello, quindi molto elevate. Ogni tanto qualche diciamo un episodio in particolare, mi ricordo di un episodio in particolare di una ditta che aveva diciamo vinto una gara di appalto per opere di piccola manutenzione muraria, in realtà ecco, è stata poi rimossa dall'incarico perché in realtà era in queste cosiddette blacklist della prefettura, ma tutto sommato c'era stata poi anche una comunicazione abbastanza tardiva all'ente pubblico, per cui a volte i meccanismi di comunicazione non sono così veloci e l'ente pubblico alle volte deve correre poi ai ripari, revocare le proprie stesse deliberazioni in autotutela. E quindi non sempre il procedimento ti garantisce nella realtà, ma sicuramente ci deve essere
un'attenzione congiunta da parte soprattutto degli enti di controllo e un'attenzione al territorio anche per quanto riguarda la parte politica. Questo per dire che sicuramente la procedura severa che viene osservata per portare avanti i lavori certe volte, anzi molto spesso direi, non viene concepita, non viene capita, compresa dal cittadino, perché veramente viene interpretata come una lungaggine inutile, e invece proprio queste diciamo queste metodologie di lavoro sono necessarie per tutelare l'amministrazione rispetto a possibili rischi e possibili condizionamenti. Condizionamenti che in passato ci sono stati, il commissariamento è comunque stato un provvedimento preventivo che ha interessato il comune di Rivarolo, e nella relazione che ogni tanto vado a rileggere, perché è bene, come si diceva, ricordare, si dice proprio che alcuni dei cantieri rivarolesi erano stati comunque oggetto di condizionamenti, di infiltrazioni, e sicuramente potrebbe ancora succedere, il pericolo è quanto mai attuale. Grazie. Sottolineo solo una cosa, appunto, perché mi rendo conto che alcune domande sono molto tecniche, però questa domanda, che è molto tecnica, che magari ai cittadini interessa meno, è un percorso complesso quello che riguarda gli affidamenti, gli appalti, noi abbiamo sentito appunto di farla perché rileggendo quelle carte ci siamo resi conto di dei lavori che nelle carte dello scioglimento emerge essere stati fatti da un certo tipo di aziende, quindi crediamo che sia importante ridirci questa cosa e capire, al di là delle normative e delle modifiche alle normative, come si possano arginare. Aggiungo anche questo, per chi fosse particolarmente interessato al tema, sul sito di Libera c'è una nostra riflessione proprio su questo decreto sblocca cantieri, devo dire che è una riflessione anche critica, però se qualcuno fosse particolarmente interessato al tema degli appalti e a questa nuova normativa, può anche trovare il punto di vista di Libera sul nostro sito nazionale. Passo alla quarta domanda. Con l'elezione della nuova giunta sarà possibile nominare un nuovo segretario comunale o confermare quello che c'è in caso che continui la giunta attuale? Figura centrale per la regolarità degli atti dell'amministrazione del municipio. Come garantire che questa nomina avvenga nel pieno della trasparenza e in base a criteri di competenza e di merito? Non mi ricordo chi ha iniziato prima, lei, quindi devo ripassare. Grazie. Sì, per quanto riguarda la nomina del segretario comunale, dobbiamo dire che si tratta di una nomina fiduciaria del sindaco. E questo diciamo rappresenta l'elemento di delicatezza assoluta, perché stante questa situazione il segretario ha un rapporto diretto, privilegiato con il sindaco, ma è anche vero che la nomina viene effettuata sulla base dell'esame dei curriculum vitae rispetto ai segretari che sono abilitati, iscritti all'albo nazionale. Di conseguenza ci sono delle modalità di scelta che possono consentire all'amministrazione comunale, al sindaco, di operare in maniera oculata e nell'interesse della comunità. Certamente il fatto che la nomina sia fiduciaria potrebbe porre, diciamo, in una situazione di sudditanza ideologicamente questa figura apicale, questo funzionario che è diciamo il collante tra la macchina di funzionariato e la parte politica, ed è in particolare la persona che detiene un rapporto diretto con il sindaco.
In realtà dobbiamo anche dire che con le più recenti normative la figura del segretario comunale è stata in realtà un po' depauperata delle proprie funzioni, perché è stata un po' ridotta, ahimè, ad un funzionario verbalizzante, devo dirla tutta, cioè un funzionario che diciamo segue e verbalizza tutte le sedute di giunta, di consiglio comunale, che si rende diciamo garante della procedura, della trasparenza degli atti, della pubblicazione puntuale degli atti, della comunicazione verso l'esterno, ma che in realtà non ha più facoltà di esprimere pareri di legittimità massiccia, diciamo, sugli atti amministrativi. Di conseguenza è un equilibrio molto delicato quello del rapporto tra il sindaco e il segretario comunale. Ci deve essere una continua collaborazione, una continua consultazione, perché spesso le delibere di indirizzo politico, diciamo, sono quelle che poi magari non necessitano del parere dei funzionari di settore, quindi del parere soprattutto finanziario, ma magari proprio in queste delibere di indirizzo potrebbero, diciamo, insinuarsi dei meccanismi, diciamo, di scarsa trasparenza, o comunque scelte che magari possono essere molto, molto contrastate. La figura del segretario comunale è sicuramente considerata, nonostante il depauperamento delle sue funzioni, considerata come di garanzia. Dovrebbe essere, diciamo, è il rappresentante dello Stato all'interno dell'ente locale, ed è una figura centrale. Purtroppo va ricordato come in passato il fatto che il segretario comunale sia uscito dalle sue proprie funzioni abbia messo tutta la macchina comunale in difficoltà e l'abbia, diciamo, assoggettata a dinamiche assolutamente non legittime, non lecite, non legali. Quindi è certamente una figura che è centrale rispetto a tutta l'amministrazione pubblica, che deve avere anche esercitare anche così un ruolo morale alla fine, appoggiando in questo il sindaco e la giunta, e che deve far sì, nonostante le ristrettezze in cui è stata relegata dal punto di vista giuridico la sua figura, deve far sì invece che l'ente comunale sia garante di tutti, anche e soprattutto dei diritti delle minoranze consiliari, ecco, e è giusto che sia la sua consulenza garantita a tutti gli organismi del comune. Il ruolo del segretario comunale è un ruolo importante e fondamentale per l'amministrazione pubblica. Il segretario comunale non solo è fiduciario del sindaco e quindi collabora e partecipa come tecnico, come esperto, come cultore della materia, cultore di diritto alle giunte, al consiglio comunale, ma ha un altro ruolo importante, fondamentale per far funzionare bene la macchina amministrativa, è il capo del personale. E voi sapete che una pubblica amministrazione, se non ha un capo, un vertice che la sa dirigere, che la sa amministrare bene, difficilmente funziona. Quindi, al di là del ruolo di consulente, di collaboratore del sindaco e di funzionario, di segretario verbalizzante, è importantissimo questo ruolo che il segretario comunale ha. Il segretario comunale viene scelto dal sindaco. Io, in fattispecie, quando sono stato nominato sindaco 5 anni fa, ho confermato il segretario comunale che allora era già in servizio,
l'aveva nominato alla precedente commissione prefettizia. Dopo 2 anni con questo segretario, lei ha fatto, è una donna, ha fatto una scelta diversa, quindi ha chiesto di spostarsi da Rivarolo. Pertanto mi sono trovato nella situazione che ho dovuto scegliere un nuovo segretario. E devo dire, e qui sicuramente la legge e lo Stato centrale deve assolutamente fare delle valutazioni e fare dare più attenzione, se vuole che il ruolo del segretario comunale abbia ancora quel ruolo che aveva una volta, o che è il ruolo che io ritengo ancora importante, quello di far sì che vengano fatti i concorsi per nuovi segretari comunali che oggi mancano, che oggi sono carenti. Perché dicevo, quando ho aperto il bando per un nuovo segretario comunale, naturalmente la città di Rivarolo, essendo una città relativamente grande in confronto ai tanti comuni piccoli che sono nella zona, ha la necessità di avere un segretario comunale di una fascia superiore a quella degli altri comuni, perché ci sono varie fasce di segretari comunali e varie fasce vogliono anche dire una indennità di carica, quindi uno stipendio, un compenso superiore in base alla grandezza dei comuni. Quindi sono stati tanti i segretari comunali che hanno scelto di venire a lavorare a Rivarolo, che hanno fatto domanda per venire a lavorare a Rivarolo, quindi che hanno consegnato il loro curriculum. Esattamente 14, e naturalmente una volta esaminato il curriculum io li ho ascoltati, li ho colloquiati, ho parlato con uno di loro, ma il problema di fondo dei segretari comunali è quello che hanno necessità non solo di lavorare in un comune, ma di fare delle associazioni con altri comuni, ovvero sia il segretario comunale per poter avere un degno stipendio ha necessità di avere una collocazione in un comune grande e in un altro più piccolo. Ma fino a qua direi che potrebbe anche andare bene, perché diciamo i due comuni, uno grande e uno piccolo, il segretario comunale può svolgere il suo ruolo. Problema, ecco perché dicevo prima, il Stato centrale deve fare attenzione, quindi creare dei nuovi segretari con un concorso, con dei corsi, con non so cosa, ma comunque sicuramente deve cercare di far sì che questa funzione, questo ruolo, nuovi segretari vengano portati, vengano messi a poter esercitare il loro ruolo, perché oggi il segretario comunale, il mio segretario, ma tutti i segretari sono oberati di lavoro perché non ci sono più, e quindi oltre a un comune grande come potrebbe essere Rivarolo, Colonia, Castellamonte o altri comuni, hanno tanti piccoli comuni, piccoli da dover gestire, e non possono neppure rifiutarsi, perché sennò alcuni comuni rischierebbero di rimanere senza segretario comunale. Quindi sicuramente la funzione del segretario, per concludere, comunale è importante per il ruolo che ha di consulenza e di funzionamento della macchina comunale, ma ha un ruolo importante perché è il capo del personale, ma dovrebbe la legge far sì che ci siano più segretari comunali a disposizione, per evitare che un segretario comunale debba gestire troppi comuni e quindi magari non riuscire a gestire tutto nel modo migliore. Okay, grazie. Siamo alle ultime due domande. La quinta: il piano urbanistico è fondamentale per lo sviluppo del territorio. Come garantire che questo venga pensato per appunto uno sviluppo armonioso, arginando speculazioni edilizie e interessi di privati? Giusto, e si è finito lei così. Via! Il piano regolatore è fondamentale per lo sviluppo di una città. Vengo a quello che abbiamo fatto noi come città di Rivarolo per andare a realizzare un nuovo piano regolatore. La città di Rivarolo aveva un piano regolatore che, pur non accettabile dal punto di vista della costruzione, era un piano regolatore che era datato 2004, quindi assai vecchio per le attuali esigenze dei nostri cittadini, del nostro territorio, della nostra città. Pertanto abbiamo, nel 2015, un anno dopo il nostro insediamento, abbiamo deciso di dare il via alla realizzazione di un nuovo piano regolatore.
Per fare questo abbiamo cercato di partire dal basso, di sentire quello che i cittadini immaginavano la città del futuro, perché un piano regolatore è un piano regolatore che si costruisce in 3, 4, 5 anni, ma che poi deve durare 15-20 anni. Quindi abbiamo dato voce ai cittadini per far sì che il piano regolatore venisse costruito in base alle esigenze di chi la città la vive, di chi tutti i giorni lavora e vive in città. Ma abbiamo sentito anche i bambini, le scuole, ci siamo confrontati con i bambini delle scuole elementari, e in base alle loro sollecitazioni abbiamo capito tante cose, che anche perché saranno i cittadini di domani, i bambini di oggi. Tante cose che sono andate nella direzione che poi noi abbiamo effettivamente preso, che è quella di un'attenzione particolare all'ambiente, un'attenzione particolare al verde pubblico, un'attenzione particolare al risparmio di suolo, un'attenzione particolare al recupero dell'edificato, del centro storico, ad evitare di andare a cementificare zone periferiche. E questo è quello che abbiamo fatto nel costruire il nostro piano regolatore, un piano regolatore che sta seguendo il suo iter burocratico e che penso potrà essere una buona base per realizzare un futuro di Rivarolo diverso, per una visione. Oggi abbiamo fatto la visione, con il piano regolatore abbiamo realizzato quello che sarà la Rivarolo del futuro, oggi abbiamo la visione. E domani naturalmente le prossime amministrazioni con questa base potranno realizzare quello che il piano regolatore dice. Un piano regolatore è veramente importante perché si possono anche pianificare con il piano regolatore quello che possono essere le espansioni anche demografiche di una città. Quindi tanti anni fa era stato previsto un aumento di popolazione molto importante. Oggi naturalmente il nostro piano regolatore fa delle valutazioni un pochino diverse, quindi non va a dire che Rivarolo dovrà diventare in 15 anni una città da 25.000-30.000 abitanti, ma si limita a dire che Rivarolo deve rimanere una città a misura d'uomo, una città dove si sta bene, una città dove si può vivere meglio, dove gli abitanti possono sì in 15 anni aumentare di 1.500-2.000 abitanti, ma non eccessivamente, perché si rischierebbe di dover andare a cementificare eccessivamente. Ma il piano regolatore è anche un'attenzione particolare ad evitare che vengano costruiti, cosa che sia successo, delle strutture, degli immobili che poi magari rimangono abbandonati a se stessi. Abbiamo degli esempi ben evidenti in chi frequenta la nostra città, in chi viene da fuori. Basta guardare quell'ecomostro che è ubicato nella zona periferica verso Cardine, in via Bicocca, dove la previsione di espansione demografica di tanti anni fa prevedeva una serie di costruzioni, di alloggi per abitativi, ed oggi naturalmente quella cosa lì non si è realizzata e è un mostro di cemento oggi in cui ditta l'azienda che l'ha costruito ha fallito, e quindi non sappiamo che fine farà quella struttura. Quindi il piano regolatore deve essere uno strumento nelle mani della pubblica amministrazione per far sì che la città si espanda, ma si espanda in un modo corretto, in un modo per cui i cittadini possano vivere questa espansione mantenendo le proprie strutture, con al centro la persona e non la cementificazione o il consumo di suolo che spesso si è visto negli anni precedenti. Grazie. Il piano regolatore, il piano urbanistico della città. Ecco, la materia urbanistica, si diceva prima, è forse una delle pochissime materie insieme al bilancio che sono ancora di competenza del Consiglio Comunale, la variante generale e tutte le varianti parziali. In questi anni noi abbiamo vissuto un periodo durante il quale sono state fatte alcune varianti parziali,
Ci sono stati anni precedenti, ante commissariamento, che lo strumento della variante parziale è stato a mio avviso abusato. E questo abuso di varianti parziali che poi andavano a cambiare un pezzo alla volta il volto generale della città è stata una delle motivazioni che ha prodotto il commissariamento. Con questo intendo dire che la variante parziale può essere uno strumento, come tutti gli strumenti possono essere usati per il bene oppure possono essere usati illegittimamente. Lo stesso si può dire per quanto riguarda le società partecipate, anche le società partecipate là dove vengono intese come dei bracci operativi dei comuni e servono unicamente allo scopo di velocizzare e bypassare la procedura amministrativa, espongono l'ente locale, ahimè, a delle possibili cadute di legalità e di legittimità. Quindi sono strumenti che vanno utilizzati con molta oculatezza e solo nel caso in cui se ne senta veramente, veramente il bisogno. Una delle osservazioni che il mio gruppo consigliare ha presentato, infatti, è proprio questa. Il consiglio era quello di non utilizzare in maniera estremizzata queste varianti parziali perché andavano a inficiare il disegno urbanistico armonico definitivo. Il disegno urbanistico di una città deve basarsi sull'equilibrio tra le zone urbanizzate e le zone libere lasciate a verde e a servizio. Deve basarsi sul concetto del consumo del suolo, ma a volte abbiamo visto che il consumo del suolo veniva magari limitato in orizzontale, ma poi ce lo si ritrovava in verticale, e allora in questo caso è soltanto una manovra per spostare cubature da un luogo all'altro della città, e anche queste sono finezze che possono rappresentare elemento negativo per la strutturazione del territorio. Le aree edificabili sono state sempre un tema molto dibattuto. Rivarolo ha il territorio disseminato a macchia di leopardo di aree edificabili non realizzate, cioè previste sulla carta ma in realtà non edificate. E con questo piano regolatore, e questa è una delle osservazioni negative che noi abbiamo fatto, verranno aperte nuove aree edificabili che hanno, a nostro avviso, una cubatura eccessiva. Quindi in realtà aree di cui la stessa regione poi ha fatto osservazione dicendo che sarebbero dovute essere o limitate o stralciate. Si diceva la speculazione edilizia, abbiamo citato prima l'ecomostro e quindi il collegamento con l'edilizia economica popolare. Ecco, quello credo che sia stato uno dei momenti della nostra consigliatura più delicato, perché in quel momento il comune aveva avviato una trattativa per ridurre la cubatura di quell'area, ma una trattativa che costringeva l'ente locale ad aumentare il prezzo di vendita di quelle case popolari, parliamo di Via Bicocca, una battaglia che io ho condotto contro questo tipo di manovra e che personalmente, come esponente di minoranza, mi è costato anche qualcosa. Questo per dire che non soltanto gli amministratori di maggioranza sono esposti alle possibili minacce di imbavagliamenti, ma nel nostro comune è capitato anche rispetto ad un consigliere di minoranza. La sottoscritta ha anche ricevuto, per aver detto ciò che pensava, rimanendo nel suo ruolo di funzione pubblica, di critica politica, ha subito anche una denuncia per diffamazione a mezzo stampa, un procedimento che poi si è chiuso ovviamente perché il fatto non sussisteva, ma che ha rappresentato un'intimidazione, a mio avviso, di un certo tipo, un imbavagliamento del mio personale ruolo di vigilanza. Quindi attenzione a tutto quello che viene fatto nelle politiche urbanistiche.
quasi all'ultima domanda, è una domanda più ampia, che vi lascerà quindi la possibilità di spaziare, di portare una riflessione finale. In realtà la domanda è una frase importante che disse tanti anni fa Giovanni Falcone, di cui però di solito si ricorda solo un pezzo ce l'abbiamo scritto sulle magliette, sulle bandiere, viene citato spessissimo, ma non viene citato tutto il ragionamento. Invece stasera la ricordiamo tutta questa frase di Falcone. Falcone diceva: la mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. E questa è la parte più conosciuta di questa frase di Falcone. Ma lui continuava, e lui era un grande conoscitore delle mafie, piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo di inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. Su questo vi chiedo un commento e una riflessione più ampia proprio sull'idea di cultura mafiosa e di lotta alle mafie su questo territorio. Sì, per rispondere a questa ulteriore ultima sollecitazione mi ricollegherei alla domanda precedente proseguendo anche il discorso. Per combattere un certo tipo di cultura mafiosa, di un certo tipo di cultura violenta, di condizionamento psicologico fatto sugli amministratori, sui funzionari degli enti pubblici, occorre esercitare delle azioni puntuali e in maniera continuativa, partendo dal luogo per eccellenza deputato all'educazione, e cioè le scuole. Dobbiamo parlare di trasparenza, di formazione, di partecipazione, di coinvolgimento a tutti i livelli della società civile. Per quanto riguarda l'ente pubblico, io, quindi il Comune di Rivarola in particolare, sottolineo il fatto che resta ancora molto da fare per intraprendere delle azioni vere di partecipazione, soprattutto per quanto riguarda le commissioni consigliari, ad esempio. Io ho avuto già modo di dire e di ribadire in questi 5 anni che sono state convocate molto sporadicamente, per esempio sul processo del piano regolatore, soltanto 3 sedute, e molto spesso ai consiglieri di minoranza venivano forniti gli atti soltanto 2 o 3 giorni prima, oppure molto spesso ci capitava di arrivare in seduta pur volendo portare il nostro contributo al confronto pubblico con gli altri gruppi consigliari e soprattutto con quello di maggioranza, questo ci veniva impedito, limitato dal fatto che non avevamo potuto studiare le carte in tempo reale. E molti credo sappiano che io in particolar modo sono una persona che ama studiare gli atti e ama appropriarsene per poter poi portare la propria voce ed esprimere un'opinione oculata in merito. Quindi coinvolgimento, dobbiamo migliorare assolutamente nel coinvolgimento, far lavorare molto di più le commissioni consigliari per quanto riguarda il Consiglio Comunale. L'azione che svolgono le commissioni consigliari, l'azione che svolgono i consiglieri di minoranza è e deve essere un'azione di vigilanza, ma un'azione propositiva. La capacità di una maggioranza, di una amministrazione in carica, di difendersi anche da condizionamenti, da potenziali infiltrazioni, sta anche nel saper coinvolgere le minoranze in certi argomenti che sono di interesse comune. Quindi questo è una cosa che in questi anni, a mio avviso, non è avvenuta, o almeno è avvenuta molto poco. Io avrei avuto piacere anche di appoggiare in certi frangenti di più l'amministrazione comunale, la maggioranza, se si fossero realizzate le condizioni, cioè di un confronto vero, di una partecipazione vera. Il coinvolgimento con la cittadinanza, relativamente alla cittadinanza, passa anche invece dalla vicinanza alle associazioni. Una delle cose che la commissione straordinaria che ha governato la città per 2 anni ci ha lasciato un po' in eredità è l'ottimo rapporto che aveva instaurato con le associazioni cittadine. Le associazioni cittadine sono portatrici di interesse pubblico, quindi l'amministrazione comunale, là dove sa
essere vicina, coinvolgere le associazioni cittadine, crea una rete intorno a sé a difesa di nuovo dell'interesse pubblico e dell'interesse collettivo. E in ultimo il lavoro con le scuole e con i bambini, la cultura della legalità, dell'impegno civile, della cittadinanza attiva passa attraverso l'educazione. Purtroppo la scuola in questi ultimi anni è stata messa in difficoltà da diverse dinamiche, non ultima quella di poter studiare ancora la storia contemporanea e moderna, perché nei programmi ministeriali non è più, almeno nella scuola primaria, non è più previsto. Quindi molto spesso ci troviamo noi insegnanti a dover fare dei progetti straordinari di cittadinanza attiva, di legalità, di coltivazione della memoria comune e collettiva, ma viene lasciato questo all'iniziativa singola degli insegnanti, che molto spesso incorrono anche in contestazioni da parte ovviamente delle famiglie, e quindi viene tutto lasciato alla buona iniziativa, al buon spirito dei docenti. Se invece si riuscisse a riportare cittadinanza, costituzione e l'educazione civica nelle scuole, potremmo essere sicuramente aiutati in questo nostro compito. Grazie. Penso che per combattere le mafie, l'illegalità, per rispondere a quello che il giudice Giovanni Falcone disse tanti anni fa, bisogna assolutamente creare le condizioni perché questa legalità sia una normalità fin dalle categorie dei più piccoli, dei bambini, dei giovani, che man mano crescono e devono crescere con la cultura della legalità. È vero, spesso i programmi scolastici lasciano a desiderare, spesso è l'iniziativa delle singole maestre, dei singoli insegnanti, quella che porta a intraprendere delle iniziative per far capire ai giovani, ai ragazzi delle scuole, cos'è la mafia, cos'è la legalità, perché bisogna intraprendere questa cultura. Io negli anni ho visto veramente delle attenzioni particolari in questi anni da parte delle nostre scuole, in modo particolare ho visto un'attenzione particolare al discorso del ricordo di quello che è stato il nostro passato, e mi riferisco naturalmente al discorso riferito alla Resistenza e alle lotte partigiane, ma in modo particolare alle lotte, all'attenzione alla legalità e a cosa sono state e cosa sono le mafie ancora al giorno d'oggi. E mi riferisco all'attenzione particolare che in modo particolare la scuola di Argentera, una piccola scuola di una frazione di Rivarolo, ha portato avanti con tanta coerenza, con tanta forza, questa attenzione. Perché è importante che i ragazzi, i bambini, i nostri giovani abbiano questa cultura? Perché, lo diceva tanti anni fa il giudice Caponnetto, le mafie hanno più paura della cultura che di ogni altra cosa, che dei carabinieri, che dell'arma, che della giustizia. La cultura fa paura, perché proprio là dove manca la cultura, dove c'è l'ignoranza, che si infiltra maggiormente il sistema mafioso. Ecco perché noi, come amministrazione comunale, in collaborazione logicamente con le nostre scuole, abbiamo in questi anni realizzato tanti progetti portando i ragazzi a parlare spesso di mafie, fargli capire che cos'è la mafia e fargli capire perché bisogna combatterle. L'abbiamo fatto con tanti progetti, ora naturalmente non li ricordo tutti, ricordo il progetto Scooter, ricordo le tante attività teatrali
in cui abbiamo coinvolto o di spettacoli legati alla cultura della legalità, in cui abbiamo coinvolto le persone adulte alla sera, portando durante il giorno lo spettacolo o il teatro piuttosto che l'evento all'interno delle nostre scuole. E questo sicuramente è stato un messaggio molto, molto positivo che noi siamo riusciti a fare con i nostri ragazzi. Lo facciamo anche, lo facciamo costantemente. Stasera, tra l'altro, adesso non so dove è posizionato, ma ho visto che è presente anche il nostro sindaco dei ragazzi, e lo saluto, Pietro De Laurenti, che con lui è giovane, quinta elementare. Eccolo là, ecco, bravo Pietro. Con lui e con i suoi compagni del Consiglio Comunale dei Ragazzi abbiamo, naturalmente lui è in carica da un anno, ma anche in questi 5 anni, ogni anno noi eleggiamo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e un Consiglio Comunale dei Ragazzi. In questi 5 anni con i consiglieri e i sindaci del Consiglio Comunale dei Ragazzi abbiamo instaurato proprio un rapporto con una particolare predilezione all'attenzione ai temi della legalità, delle mafie, all'attenzione a quello che potrebbe essere ma non deve diventare. E quindi questo sicuramente è un... finito? No. Ah no, pensavo mi dicessi qualcosa. Ok. Tornando a bomba al tema per cui noi siamo qua, che è quello che tra 15, 16, 18 giorni ci saranno le elezioni amministrative, ci saranno le elezioni regionali, ci saranno le elezioni amministrative, ci saranno le elezioni europee. Ecco, io penso che in tutte le liste, devo chiudere, in tutte le liste ci siano delle persone per bene, e quindi il mio appello è quello di votare, ma votare facendo attenzione e votare le persone per bene. Un bel momento di confronto, mi rendo conto che abbiamo posto anche temi complessi ma che sono fondamentali nell'amministrazione di un comune. Vi faccio a entrambi un grande in bocca al lupo per queste elezioni. Ci tengo ancora a dire due cose. A un certo punto ci avete visto distratti, ma perché è arrivata, diciamo, una comunicazione da parte di uno dei candidati sindaci, in particolare di Bonome, sul perché ha deciso di non venire a questo incontro. Ci spiace che abbia deciso di dirlo al Canavese e non a noi, che gli abbiamo telefonato ancora alle 9 di sera. Questa sera l'abbiamo cercato per giorni, perché magari avremmo anche potuto spiegargli alcuni dei suoi dubbi, l'avremmo fatto volentieri. Visto che siamo qua e la comunicazione è arrivata adesso, ve la leggo e vi dico cosa ne pensa Libera e poi la chiudiamo qui. Allora, il candidato della Lega, incontro di parte, e poi il nostro ministro Matteo Salvini combatte a prescindere con ogni mezzo tutte le mafie. Elezioni a Rivarolo. Il candidato della Lega ha rifiutato l'invito del coordinamento canavese presidio Luigi Ioculano, che aveva organizzato, sta organizzando, un confronto tra i candidati sindaco al comune di Rivarolo Canavese 7 anni dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Elezioni a Rivarolo, le parole di Bonome. In qualità di candidato sindaco per Rivarolo nella lista Lega Salvini Piemonte, ha fatto sapere attraverso una nota il candidato del Carroccio: ritengo di non voler partecipare all'incontro organizzato dall'Associazione Libera in quanto non necessario per prendere le distanze da situazioni di potenziali infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione. Così spiega la sua assenza. Inoltre, qualora non fosse noto, preciso che un esponente attivo di Libera è attualmente candidato in una delle liste. Questa circostanza rende, a mio avviso, l'incontro estremamente impoli, facendole assumere un carattere di propaganda chiaramente elettorale. Io mi sento di dire, di condividere con voi soltanto due cose. La prima è che certo che per prendere le distanze nei confronti delle potenziali infiltrazioni mafiose non basta un incontro con noi, se tanto l'impegno che bisogna portare avanti. Sarà un impegno che si porterà avanti durante ancora questo pezzo di campagna elettorale, in alcune scelte, durante poi il governo di una città. Quindi bastasse incontrare Libera per prendere le distanze,
sarebbe tutto molto più facile, ma è tutto molto più complicato. Noi, come credo abbiate capito voi che siete, che avete partecipato così numerosi a questa serata, vogliamo porre delle questioni e avremmo voluto porle a tutti e quattro i candidati per discuterle insieme, per confrontarci. Crediamo che il confronto e la conoscenza sia comunque un pezzo di percorso nella lotta alle mafie, un piccolo strumento, non bastiamo sicuramente noi, assolutamente. La seconda cosa che ci tengo a dire è che Libera è ben contenta quando qualcuno che ha fatto dei percorsi con lei decide di candidarsi, perché è importante che le persone facciano le loro scelte, come capita in tutte le associazioni, in tutte le realtà, che ci sono delle persone che poi decidono di candidarsi. Chi si candida lo fa autonomamente, non rappresenta Libera. Libera non ha nessun percorso partitico, però non può impedire a delle persone che hanno fatto un pezzo di strada con lei poi di fare altre scelte. Quindi non c'è nessuna rappresentazione di Libera in nessun tipo di amministrazione, che sia comunale, che sia regionale, che sia europea. Le persone che decidono di candidarsi, se hanno dei ruoli di responsabilità in Libera, per statuto si devono dimettere, perché naturalmente non si possono avere doppie cariche, quindi, e questa attenzione è avvenuta anche naturalmente su questo territorio, ma poi Libera non può impedire a delle persone di candidarsi, ma le persone che si candidano naturalmente non rappresentano l'associazione, anche se non vi nego che auspico che portino i valori di Libera, le cose in cui crediamo, nel loro percorso. Ed essendo stati qua con noi, credo che non ci possa dire che nessuno ci possa dire che sia un incontro di propaganda elettorale, le stesse domande per tutti, lo stesso tempo per tutti, quindi è la stessa cosa, sarebbe accaduto se invece di due candidati ce ne fossero stati quattro, quindi di questo siete voi stessi testimonianza di come abbiamo organizzato l'incontro. Concludo ringraziandovi e invitandovi ad un altro incontro, perché queste cose non le facciamo solo a Rivarolo, ma crediamo che siano momenti importanti di riflessione. Lo faremo con i candidati presidenti alla Regione Piemonte, che hanno accolto il nostro invito subito, e quindi per chi di voi fosse interessato anche ad un approfondimento sui nostri temi a livello regionale, faremo un incontro il 20 maggio a Torino alle 18.30 presso la nostra sede in via Sestriere 34 con candidato Chiamparino, candidato Cirio, candidato Bertola. Hanno tutti e tre accolto il nostro invito, ci prenderemo un'ora e mezza per discutere anche loro, anche con loro, di lotta alle mafie nella nostra regione. Grazie a tutti e buon voto a tutti voi.